No, 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 no. Cioè, ci inquadri a noi. Mi trovo col mio amico Sergio, il primo boxer che mi ha menato sul ring e mi ha fatto crescere, e grandissimo pugile, e io voglio fare qualche domanda rispetto alle differenze di allenamento fra i paesi est europei, ma anche come lui è cresciuto come pugile in Italia e i suoi obiettivi di adesso della carriera e se ha altri obiettivi nel futuro. Allora, grande Sergio, che differenza hai trovato fra l'allenamento ucraino e poi quando sei venuto in Italia, le differenze anche di come si imposta il pugile a livello di mentalità? Ma dipende, pugilato come un'arte, arte come Esatto. un balletto. Balletto c'è dappertutto, classica dappertutto. C'è preparazioni diverse, tecnica diversa. Importante che tutta preparazione va d'accordo con fisica e biomeccanica. Se non va d'accordo è tecnica sbagliata comunque, perché persona devi camminare, andare gamba avanti e braccia contrarie, capito? E biomeccanica è questa. Poi leggi di fisica è importante perché se non conosci leggi che si applicano sul pugilato non puoi andare più di tanto. Certo, senti, te hai avuto sempre un cazzotto molto forte. Io ho fatto i guanti con tutti, ho fatto con Cammarello, ho fatto con Sagara, ho fatto con Dumecce con Faraoni, ho fatto con anche in Bielorussia con uno che ha fatto 3 match con Usyk, ma il cazzotto forte come il tuo non ho mai sentito. Allora, questa è una qualità che si può allenare o una cosa che Sì, è questo naturale? appena ho raccontato, questo biomeccanica di corpo perché tutto deve andare a sequenza, bracci, gambe devono essere coordinati. In pugilato, secondo il mio parere, più importante di tutto è coordinazione. Tanti parlano di velocità, sì, velocità è un fattore molto importante, però a mio parere è importante coordinazione. Se una persona coordinata può raggiungere alti livelli. Poi, se aggiungi pure velocità, è un altro discorso. Per esempio, velocità e poi essere forte. Però forza, noi, come paragonare un trattore e una Ferrari. Forza di trattore, forza più adatta a un altro sport, dove tu puoi tirare, spingere, forza ruota, non sono in grado di giustificare. Invece, Ferrari, più sport di combattimento, di pugilato, perché? Perché? Perché c'è una dinamica. In Ferrari c'è dinamica, in trattore non c'è dinamica e questo fa tanta differenza. Tutti i KO vengono dal dinamica, se c'è una dinamica. Se tu hai Ferrari, però non hai guidare Ferrari, un discorso, però se tu hai Ferrari e c'hai freno La umano, sai guidare, dici, no, se e c'è hai freno umano tirato, non vai. non puoi andare da nessuna parte. In pugilato pure c'è questo freno umano, devi sapere dove sta questo freno umano. E per Chiaro. questo mio consiglio a tutte le persone di studiare, andare a scuola. Io ho finito scienze motorie in Ti ha Ucraina, aiutato questo per la tua carriera? tanto io comunque, tante leggi, tante cose non ricordo, però so concetto, come funziona, come va tutto, biomeccanica, chimica, soprattutto importante fisica, tutto, seconda legge di KO è seconda legge di Newton. Certo. Seconda legge di Newton, Accelerazione, massa per accelerazione. accelerazione, sì. E poi un'altra cosa, legge di Sagrate, accelerazione con velocità in quadrato. Il Bellissimo. pugile deve energia, energia uguale, massa con velocità in quadrato. Se un pugile riesce a capire, soprattutto allenare velocità in quadrato, diventa un picchiatore. Senti, adesso che su cosa ti sta allenando? Quali qualità vuoi migliorare a questo punto della tua carriera? O cerchi di mantenere una performance standard o No, cerchi di migliorare alcune cose come tecniche? Cosa fai? tante cose voglio evitare di parlare, però adesso mi sto allenando da solo, grazie a Dennis Sì, che mi grazie alla dà palestra di tennis che è una mano bellissimo. a realizzare il mio pugilato. Importante, voglio trovare la mia biomeccanica in pugilato. Chiaro, 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 chiaro. Tutto quel tempo che mi è rimasto, voglio migliorare quello sul quale che non sono stato mai concentrato. Per me è importante, come ho detto prima, trovare biomeccanica Esatto. giusta di pugilato perché una persona cammina sempre una gamba avanti, braccia va dietro, e una cosa è pure in pugilato, sempre la stessa cosa qua. Se no, se cammini gamba uguale a braccia, diventi un robot, in E pugilato no. a livello mentale, cioè tu sei stato sempre molto focus, nel senso freddo. Io per dire sono un pugile molto emotivo, ho tante emozioni prima del match.
anche nel senso quelli che ho fatto, mi sentivo sempre molte emozioni. Che tecniche usi a livello mentale per stare tranquillo te? Per questo vedo una cosa molto, magari vostra scuola è più se più le emozioni lasciate più andare fredde. Ma siamo persone normali, umani, paura ti prevene di perdere, di pericoli, di tutto, perché se tu sai che dentro quella camera c'è un fuoco, non vai, perché se vai muori, pure pugilato così, cioè, paura ti blocca, perché ti blocca? Per salvarci. È una cosa quando vai a fare pugilato, tu lo sai che cosa prendi. Colpi forti, ogni colpo ti può far male, in peggio ti può far mandare in capo. Questo è più difficile superare perché è una cosa mentale, una cosa di natura. Noi, come ho spiegato prima, non andiamo in quella camera dove c'è fuoco perché lo sappiamo che bruciamo dal vivi. Certo. Il pugilato è la stessa cosa, tu vai a combattere. Lì lo sai che prendi il colpo, puoi prendere un colpo dopo il quale non puoi svegliare. Certo. E quindi Per la paura questo ti fa superare. devi superare, devi essere più deciso di te stesso. Senti, mi ricordo una delle prime volte che facevamo i guanti, ho preso un colpo che non ho visto neanche da dove arrivava. E, mi pare che avevi fatto un'uscita qua sul destro e poi avevi tirato un gancio. Me lo puoi far rivedere come avevi fatto? In pratica, io ho fatto così, bravo, quello è il destro tuo. Cioè, io l'ho sentito, proprio, ho fatto così. Sono stato E qua 10. è importante, vedi, se tu fai Ero stato con così, questo non basso. c'è meccanica, è Esatto. meccanica, invece non c'è dinamica, scusa. Invece qua Bam, sì. Ma poi c'è il problema dinamica. mio era stato con questo basso, invece poi mi sono imparato facendo i match che questa deve stare sempre così, capito? Se, perché, se pialmento è qua che prende lo shock. No, importante è Quella è la pugilare cosa. il colpo da quale tu vai per terra a quelli che non lo vedi. Non lo vedi? Infatti non. Però se tu hai biomeccanica giusta, tu cadi pure con quel colpo che lo vedi, Certo. perché Se lo prendi a incontro. centro punto non puoi resistere più, perché è importante, come ho spiegato prima, la biomeccanica, c'è C'è dinamica, dinamica. senza dinamica non puoi andare da nessuna parte. Senti, una cosa bellissima che tu fai prima dei match è che entri con la maglietta della Roma. Sei proprio tifoso romanista? Sì. Grande. Io sono nato il giorno di Francesco Totti, quindi Bello. sono venuto in Italia nel 2001, quando Roma ha vinto scudetto, Mamma mia, quindi. sei il mio idolo. Quindi Senti, sono adesso destinato. se Mirko Ricci si sta ripreparando, vorresti fare un secondo con lui? Sarebbe Ma bello vederlo. io non ho questa sfida, è un bravo È un ragazzo. bravo Cioè, ragazzo, sì, è un amico, sì. spero che lui trova strada giusta e faccio tifo per lui. Sì. Sicuramente ci alleniamo insieme, però non è questa sfida. Non voglio dimostrare a nessuno niente, spero Ah, neanche lui vuole hai già dimostrare. No, dimostrato. ma neanche io. No. Io faccio sport, per me è importante vincere, c'è una sfida di pugilata. Io non ho cattiverie, ma pure penso che lui non ci sono persone neanche con No, le ho quali io nominato lui voglio. perché è stato un bel match proprio da vedere, c'è stato tanto pubblico, poi ne ha fatti tanti bellissimi, cioè secondo me ha fatto dei match fuori dall'Europa anche Io difficili. auguro tutto meglio, Sì. Il spero che prenda strada giusta. Va bene, un match più bravo. difficile che hai fatto, l'avversario più duro? Più duro era un francese, davvero forte, forte, non posso dire niente. Mi sono combattuto per 76 kg, però più forte di lui non ho incontrato nessuno, perché tirava colpi molto forti. Un francese Mi ricordo che anche si chiama Diop. un tedesco che hai No, fatto. no, 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 no. In Germania spesso. Con Murat, tu dici, Ecco, con Murat, Murat mi ricordo. è fatto con 10 giorni di preparazione, Mi ricordo che stavo al stavi al mare, mare. mi hanno chiamato, andate, poi non ho avuto proprio difficoltà, non ho avuto difficoltà. Invece con francese è molto patente, molto forte, molto. C'avevo dinamica, c'è tutto, un pugile forte. Senti, cambiando sport, ma come ti spieghi che adesso tutti questi del Dagestan sono molto forti nell'MMA? Sono molto Perché forti. soprattutto MMA c'è tanta lotta, capito? Tu Loro l'hai fatta un po' di lotta presso sì, io ho grappling? fatto sì, io ho fatto lotta libera, ho fatto pure un anno di judo. Io ho praticato tutti i sport in gioventù, davvero tanti sport, ho fatto pure danza, Pure Lomachenko fa danza. fatto tanti, io in sport sempre, ho iniziato con lotta libera, poi ho fatto 3 anni, poi ho vinto tre diplomi. Primo, secondo e terzo posto, classificato, poi di lotta libera. Da giovane pesavo 32 kg e poi ho fatto danza,
andato in festival in America, prima volta nel 1994 sono andato in America, visto McDonald's prima volta, mai visto McDonald's, ma ho bevuto Coca-Cola in McDonald's, tutto per me era un... Dopo quando hanno aperto in CCP, diciamo quando CCP si è distrutta, prima volta che ho visto McDonald's per me era un... Uno shock. Sì, un shock. Vabbè, ringraziamo Sergio che adesso si deve andare a allenare, non lo disturbiamo più. Grazie mille, amico mio. Alla prossima.